La violenta ondata di caldo dei giorni scorsi ha creato disagi e difficoltà anche in Abruzzo, particolarmente colpiti i centri rivieraschi. Un'ondata di calore potente, per alcuni meteorologi la più violenta mai registrata in tutto il paese. Anche l'Abruzzo ha dovuto fronteggiare l'emergenza caldo con temperature vicine ai 40 gradi. Purtroppo si sono registrati anche alcuni decessi. Massima attenzione nelle strutture sanitarie pronte a ricevere un numero importante di pazienti a causa dei colpi di calore o con patologie legate al caldo, tra le quali le più diffuse quelle cardiovascolari. Su cosa fare e come difendersi abbiamo ascoltato il presidente provinciale di Federfarma, Fabrizio Zenobi. Sicuramente evitare le ore più calde, soprattutto per le persone più anziane, evitare le ore più calde e reidratarsi, bere molto. E ripeto, cercare di nelle ore più infauste, più pericolose, stare a casa in ambienti più freschi, possibilmente ove ambienti condizionati ove possibile. L'unica soluzione è questa, ovviamente evitare anche sforzi fisici in quelle ore e reintegrare con sali minerali e soprattutto bere. A Pescara, così come in numerosi centri dislocati lungo la costa adriatica, si sono registrate temperature record, come già detto, e a causa dell'alto tasso di umidità la loro percezione sta ancora più elevata. Per trovare un po' di refrigerio dal caldo, in molti sono andati in spiaggia per un bagno in mare o in piscina, mentre altri hanno preferito trovare refrigerio lungo le gallerie dei centri commerciali. La nostra è una città balneare, come l'ha definita Solini. È bellissima, però questo spinge anche tanto a usufruire della spiaggia in qualunque ora. Meravigliosa, non che io sia contrario, l'unica cosa magari, ecco, occhio alla sovraesposizione al caldo. In molti si domandano quanto durerà questa ondata di calore. Secondo gli esperti meteo al momento è difficile dirlo. Tutta la parte centrale di luglio infatti sarà particolarmente calda. Un anticiclone che dunque stazionerà in maniera intensa e duratura almeno per tutta la settimana fino al 15-20 luglio, ma che con ogni probabilità continuerà anche nei giorni successivi. Si dovrà avere pazienza e soprattutto limitare al massimo l'esposizione al sole.